Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della febbre. La febbre è una risposta del corpo a infezioni o altre condizioni mediche. I sintomi della febbre possono variare da persona a persona, ma alcuni dei sintomi comuni associati alla febbre includono aumento della temperatura corporea. La temperatura corporea supera il valore normale di 37 gradi, 98, 6 F. La febbre può essere lieve, moderata o elevata a seconda della causa. Brividi. Molte persone sperimentano brividi e tremori quando hanno la febbre. Questo è il corpo che cerca di riscaldarsi. Sensazione di freddo. La persona con febbre può sentire freddo o avere la sensazione di freddo, anche se l'ambiente è caldo. Malessere generale. La febbre può causare una sensazione generale di malessere, affaticamento o debolezza. Sudorazione. Dopo i brividi iniziali, alcune persone sperimentano sudorazione eccessiva mentre il corpo cerca di abbassare la temperatura. Mal di testa. Il mal di testa è un sintomo comune associato alla febbre. Dolore muscolare e articolare. Alcune persone possono avere dolori muscolari e articolari durante la febbre. Perdita di appetito. La febbre può influenzare l'appetito e causare una perdita di interesse nel cibo. Sete. L'aumento della temperatura corporea può causare una maggiore perdita di liquidi attraverso il sudore, portando a una maggiore sete. Irritabilità. I bambini, in particolare, possono diventare irritabili durante la febbre. È importante notare che la febbre è un sintomo di una condizione sottostante, come un'infezione virale o batterica, e non una malattia in sé. Se hai la febbre o sospetti di averla, consulta un medico per determinare la causa sottostante e ricevere il trattamento appropriato. In alcuni casi, potrebbe essere necessario trattare la febbre stessa con farmaci antipiretici come l'acetaminofene o l'ibuprofene. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.